Come ogni 4 novembre la provincia di Pesaro Urbino ha celebrato la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate, una ricorrenza che celebra il 4 novembre del 1918, data dell'armistizio di Villa Giulia che di fatto completa il processo di unificazione nazionale con la conquista dei territori di Trento e Trieste. Una giornata celebrata al 28° Reggimento Pavia con la giornata a caserme aperte con tanti bambini, tanti studenti delle scuole pesarese con le loro famiglie che hanno potuto visitare questi luoghi in un giorno così particolare. La cosa più bella è stata vedere tanta partecipazione e entusiasmo da parte della gente di Pesaro e soprattutto dei ragazzi, alcuni molto piccoli delle scuole, alcune scuole elementari. Per me è stato veramente una fonte di entusiasmo, una sorgente di entusiasmo oggi vedere questo scenario nella mia caserma. La mia caserma è un luogo di addestramento affinché i miei uomini e donne che attualmente operano proprio in quelle aree che ho citato nel mio discorso e che anche il sindaco ha ripreso, quindi aree soggette a fortissimi rischi, ma sono sempre addestrate per operare al meglio, per eseguire tutti i compiti previsti dal nostro mandato. E naturalmente un 4 novembre che non può ignorare i funesti scenari internazionali, dalla guerra in Ucraina che continua al conflitto medio orientale tra Israele e Palestina, un pensiero che è stato ricorrente per tutta la cerimonia. Abbiamo dei nostri uomini e donne presenti in Libano già da diversi anni e che quindi stanno operando anche in questo contesto che è particolarmente complicato, ma ovviamente non ci tiriamo indietro, facciamo quello che è previsto seguendo le nostre regole di ingaggio. Portare la pace nelle altre aree del mondo dove purtroppo la guerra martoria gente, donne e bambini è un nostro dovere, anche perché fermando focolai di pace intorno a noi garantiamo anche a noi una maggiore stabilizzazione e una maggiore sicurezza. Presenti nell'occasione tutte le principali autorità civili, militari e religiose, dai sindaci dei principali poli urbani di Pesaro, Fano e Urbino, al presidente della provincia, ai consiglieri e assessori regionali di questo territorio, fino a un esponente del Parlamento come l'onorevole Baldelli. Con due conflitti bellici purtroppo accesi nel mondo, è ancora più importante ricordare l'opera di pacificazione che svolgono le nostre forze armate nel mondo, ma anche un pensiero alle forze dell'ordine che in questo momento sono impegnate nelle azioni ad alto impatto per restituire alle nostre città sicurezza. Quindi questo giorno e questa mia presenza è un momento di vicinanza alle forze armate e alle forze dell'ordine.